A quanto pare hai bisogno di aiuto. Portami una radice di quercia e della linfa di betulla. Non preoccuparti, vedrai, ti curerò. Voglio dire, ci provo. Sono ancora una principiante. Ora basta solo un po' di polvere di fata e... Dai, Livy, un po' è stato divertente. D'accordo, forse un pochino. Cosa stavi facendo? Questa primula dai petali d'argento ha bisogno dell'aiuto magico di una forest fairy. Dall'albero più alto al più minuscolo filo d'erba. Dall'alce più possente al pesciolino più minuto. Io, forest fairy di Ayuma, ti guarisco. Wow, questa è la parte che preferisco. Hai usato la tua magia oggi? No, la magia delle Night Fairies serve solo per proteggere Ayuma. Ma finora Ayuma non è stata minacciata da alcun pericolo. Quindi avete fatto un ottimo lavoro. Hai ragione, siamo grandi. Ottimo lavoro, Orso. Livy, tu sai sempre come incoraggiare le persone. A questo servono gli amici. Oltre a fare scherzi divertenti. Oh! Dovremmo andare all'albero del magico ritrovo a vedere Elvi. Stanotte per la prima volta farà la guardia alla fonte della magica energia da sola. Tutto il divertimento alle Crystal Fairies. Sì, ma non è che dormano molto. C'è un compagno animale che ha bisogno di fare un pisolino dopo tutto il lavoro di oggi, vero? Cerchiamo Elvi ora. Elvi! Elvi! Sarà a riposare per prepararsi a questa notte. Elvi! Elvi non è nemmeno qui. Ah! Beh, direi di seguire la farfalla. Ci porterà sicuramente da Elvi. Elvi! Non voglio che qualcuno sappia che sono qui. Noi non siamo qualcuno, siamo le tue amiche. Anzi, siamo le tue migliori amiche. Volevamo augurarti buona fortuna. Non trovi che sia strana? Oh! Elvi, che ti succede? Non potresti capire. Fidati di lei, parlale e tutto si sistemerà. Che c'è? Tu sei brava ad aggiustare. Oh! Non sapremo mai cosa c'è che non va se non la fermeremo. D'accordo. Mi era sembrato di capire che le Night Fairies usano la magia solo per proteggere. E infatti ho protetto Elvi da se stessa. Va bene, Elvi. Cosa c'è che non va? Fare la guardia per la prima volta alla fonte della magica energia da sola per una Crystal Fairy è considerato un grande onore. Ma io non mi sento onorata. Io mi sento... Nervosa? È normale essere nervosi. Scommetto che Josie non era nervosa la prima volta che è andata in pattuglia da sola. Tu non sei Josie. Per fortuna, altrimenti io chi sarei? E poi la fonte della magica energia è la sorgente di tutte le magie. Non mi stai aiutando così! Elvi, tu hai scelto di essere una Crystal Fairy durante la cerimonia di primavera. E questo significa che ce la puoi fare. E se la cerimonia di primavera avesse commesso uno sbaglio? Ma per favore, la cerimonia di primavera non sbaglia mai. Inoltre, questa è Ayuma. Non succede mai niente qui. E poi avrai la farfalla vicino a te per tutto il tempo. Sei pronta? Sono pronta. Vedrai, andrà tutto alla grande. Thank you.
Occhi aperti, farfalla! E smettila di muoverti! Scusami, non c'è abbastanza spazio! Non voglio che Elvis si accorga che noi stiamo... Cosa fate? Mi stavate forse spiando? No, non ti stavamo assolutamente spiando! Ti tenevamo d'occhio! Era un triplo controllo che tu stessi bene! Sto bene, grazie al tuo incoraggiamento! Visto? Tu aggiusti tutto! Piano piano sto imparando a conoscere la personalità dei cristalli! Il colore preferito di questo è il rosa! Questo adora la musica! Come? La tua preferita? Ma certo! Oh mio cristallo, sempre ti proteggerò! Perché sono una Crystal Fairy! Come hai fatto a capire quale canzone... Non è importante, era comunque una canzone bellissima! Non so perché fossi preoccupata! Avevi ragione tu, Josie! Siamo ad Ayuma, non succede mai niente qui! Super! Chi c'è là? Scusate, non posso rimanere a chiacchierare. Ora che ho ciò che volevo, come un pipistrello sparisco nella notte. E io, come Crystal Fairy e guardiana devota alla fonte della magica energia, ti ordino di ridarmi immediatamente quel cristallo, subito! Fammici pensare... No! Ciao, ciao! Oh no, che disastro!